Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Ho finito ora di fare i letti ai bambini. Avete visto, vi ho fatto vedere solamente il letto di Vincenzo. Oggi devo mettere, è venerdì, torna Giuseppe. E poi niente, devo cambiare le lenzuola al mio letto. Veramente le ho cambiate già, le ho lavate, si sono anche lavate, ora le devo solamente stendere. E niente, oggi metto il piumone, così stasera siamo un po' più caldi, anche se io sinceramente stavo bene così. Nonna, ce la fanno? E che ho fatto? Mi fa un letto. Allora, stanotte Jacopo, ragazzi, vedete, c'ha la tosse. Eppure gli sto mettendo, vi feci vedere le suppostine della Gran Plus. Però niente, boh, pare che è peggiorata la situazione. Comunque, niente, stanotte siamo stati un'ora così svegli. Che poverino aveva sempre questa tosse, non riusciva ad addormentarsi. Gli ho dato anche la Bentlan, la dose 0,5, però invece di 0,5 gliene do diciamo 250 a metà, quindi 0,250. Ora sta qua, mette il casino nel suo armadio, mamma mia, non ce la posso fare. E niente, gli ho dato la Bentlan, gli ho dato anche il miele sul ciuccio 2-3 volte, con quello là che si preme, comunque 2-3 volte sul ciuccio. Niente, poi a un certo punto mi sono scocciato, l'ho messo dentro la sua culla perché ho notato che nel mio letto non riusciva a dormire. Siccome comunque non è più, ho raccolto tutte queste cosine da terra, non è abituato a stare nel mio letto perché ha sempre dormito dalla nascita come i suoi fratelli dentro alla sua culla. Niente, quindi Maronna, ragazzi, stanotte veramente è stata una tragedia. E infatti stamattina non avevo proprio voglia di alzarmi. Io ho la sveglia alle 6:50 e poi posso fare che la faccio un ritardo di 5 minuti. Quindi il ritardo l'ho messo 2 volte e alla fine erano le 7:05, 7:08. Ho detto vabbè, mo mi devo svegliare per forza perché se no non riesco a fare tutte le cose. Comunque noi la mattina facciamo anche colazione e quindi ci vuole del tempo, ecco. Allora, devo mettere le lenzuola pulite, sono qua, le ho tolto le lenzuola qua, i cuscini stanno qua, insomma ora metto il piumone, stasera viene Giuseppe, oggi è venerdì, quindi Madonna Vincenzo è come lunedì, deve andare ai canti, oggi vado a prendere Cristian alle 16, poi stesso da là vengo qua, poso la macchina e vado da mia suocera, aspetto che si fanno le 5, dopo alle 5 portiamo Vincenzo lì, poi dopo lo andiamo a prendere alle 6, poi dopo... Blablabla. E poi viene Giuseppe stasera. Che vi volevo dire? Ah, oggi mi deve arrivare, che ieri mi ha chiamato. Oddio, che mi ha fatto cadere. Spero siano i giochi. Ah, ok, i suoi giochini. Ah, perché non ti piacevano nello scatolo? Ah. Mi ha chiamato ieri il corriere, comunque dopo mi deve arrivare un pacchettino, lo apriamo assieme e poi dopo li testerò e vi farò sapere come mi ci trovo. E sono veramente contenta di questa collaborazione perché sono dei prodotti per i bambini naturali. Quindi dopo li apriamo assieme e magari vi do tutte le informazioni. Perché non so sinceramente cosa mi arriva. È una gift box, quindi vediamo. Ed è anche un ottimo regalo. Comunque ora faccio qua i letti, non ci perdiamo in chiacchiere. E poi dopo, niente, vi faccio vedere quando arriva questo pacchettino e vediamo che cosa arriva perché non lo so neanch'io. È una gift box, però non so che cosa ci sia all'interno proprio come prodotti. Comunque dopo vediamo. Ora mi muovo che qua devo fare il letto. Oggi devo togliere la polvere perché ieri, siccome sono scesa, che sono andata dai cinesi, ve l'ho detto, non ho fatto tantissime cose, quindi oggi mi devo togliere la polvere. E a lavare per terra lavo domani perché tanto ho lavato ieri, l'altro ieri, non mi ricordo comunque. Andiamo. Vieni qua, vedi come salti. Allora ragazzi, è arrivato il pacchettino. Ora lo apriamo insieme e vediamo che cosa ci sta. Il pacchettino arriva da Officina Nature. Ora lo apriamo e vediamo. Allora, ecco qua. Ammazza quanto scotch, ragazzi. Allora, vediamo un pochino. Amore, che c'è mamma? Ah,
Il cartone è un pochino maltrattato, ma all'interno che carino! Bellissimo ragazzi, un biglietto scritto a mano. Vediamo un po' se riuscite a vedere. Wow, questo è veramente bellissimo ragazzi, i biglietti scritti a mano per me sono una cosa, sembra proprio che magari ci sia stato un incontro da vicino, non lo so, comunque hanno scritto: ciao Deborah, questo è il nostro regalo di Natale per te e per la tua splendida famiglia, un abbraccio con lo smile, Alessia e il team, Officina Natura. Ragazzi, che bellissimo, grazie ad Alessia e grazie al suo team. Allora, il pacchettino, eccolo qua. No, Gioia! Gioia, lascia il coltello. Allora, posiamo prima il coltello e poi dopo vi faccio vedere. Mamma, questo è per voi. Allora, questo qua lo conserviamo, amore. Allora, qua ci sono le varie brochure. Aspetta, mamma! Le collezioni di Natale. Ah, ecco, le varie gift box che... Aspetta! Lui c'ha ancora il cappello che sono scesa giù. Le varie gift box che ci sono. Allora, dopo vediamo con calma. Questo qua è quella che mi hanno mandato a me. Ed è super, super bellissimo. Allora, qua ci sono anche i prezzi. Per esempio, questa gift box qua. Prime coccole, biricco, zero più. E ci escono salviettine detergenti, crema delicata, bagnetto cremoso, cambio pannolino, amido di riso. E costa 24,70. Poi c'è quest'altro. Insomma, ci sono 4 gift box. Magari anche se avete dei nipotini. Mannaggia Jacopo Pio. Qua sembra che cosa c'è. Magari forse spiega. Ah ok, qua mi spiega magari che cosa. Linea 6 mesi. Linea per allora, linea 0 mesi. Linea 6 mesi più. E poi linea oral care, quindi per i dentini. No, troppo contenta ragazzi. Ora apriamo di qua. Jacopo che mi vuole rubare. Che rubi? Guardate che deve prendere, portafoglio. Allora ragazzi, vediamo qua, aspetta che mi siedo. Guardate quanto è simpatica la scatolina. È troppo troppo bellina questa scatolina. Guardate qua che bella, molto colorata proprio per i bambini. Ora l'apriamo assieme, se ce la faccio con una mano. No, che bello ragazzi. Oh, questo qua è da appendere all'albero. Troppo carino. Aprimi e fammi crescere. Ah no, queste ci sono. Aspetta, auguri di un Natale indimenticabile. Coltiva i tuoi sogni come non ti scordare di me. Sii felice a far crescere il tuo animo biosostenibile. Apri, bagna spesso, copri i semi. E come li copro? Ah, con un piattino. Mantieni umido. Travasa. Sono dei semini, ma di che cosa però? Vediamo se c'è scritto. No. Semini di cosa? Vabbè, dopo allora leggo bene e vi faccio sapere bene tutto. Ora vediamo che cosa... Aspetta, curiosone, levati sto cappello, Gioia. Allora, vediamo qua. Aspettate che vi appoggio qua. Ecco qua, forse è meglio così riesco a gestire anche Jacopo. Allora, come prima cosa ci sono... queste salviettine detergenti qua, 0+, tessuto composto da fibre biodegradabili di origine naturale. Per le manine, per il visino e per il cambio pannolino. Allora, queste qua invece per il cambio pannolino, secondo me sono ideali da tenere in borsa quando si esce, perché appunto, oddio, stavate cadendo, perché appunto sono piccoline e no, non mi rompere la scatola, Pio. Sono piccoline, sono comodissime da tenere in borsa e sono tutti prodotti naturali. Vedete, infatti c'è scritto bio, vegan, eco biologico, Control Cosmetics, Cosmo Natura. Insomma, sono tutti prodotti veramente naturali che per i nostri bimbi sono veramente gli ideali. Jacopo mi sta scassando tutto. Ok, allora, tessuto con prebiotico ed estratto di mela cotogna biologica. Puliscono e rinfrescano delicatamente lasciando la pelle morbida e liscia. Quindi queste qua sono le salviettine. Madonna, Jacopo mi sta creando un casino, mamma! Donna, tieni tutto in mocciolone. Poi questo qua è un bagno schiuma baby, corpo e capelli, baby herbo, mela cotogna biologica, Italia Organica, 6 mesi.
Sempre questa qua, la stessa cosa, ecobiologico, vegan, insomma, tutte queste cosine qua, vedete? C'è scritto anche qua, bio, è fatto in Italia, ragazzi, made in Italy, officina Nature, Jacopo mi sta scassando tutto caos. E guardate anche il packaging, così si dice il packaging? Ok, comunque, la confezione guardate che simpatica, proprio con questi bambini, la melacotogna che è l'elemento principale, l'ingrediente diciamo principale di tutti questi prodottini ed è super 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 carino e poi l'importante, ecco, che è naturale, soprattutto per i miei bimbi, io non vedevo l'ora che arrivavano questi prodotti proprio perché i miei bimbi, vieni qua, proprio perché i miei bimbi, già ve l'ho detto, soffrono di dermatite atopica e quindi avere dei prodotti naturali che magari non corrodono la pelle, per me era veramente importante e sono veramente curiosa e contenta di provarli. Poi è arrivato questa crema corpo qua, sempre dai 6 mesi in più, idem Bio Control Cosmetics Vegan, quindi sempre vegano, biologico e tutto. No, amore, le carte, mamma, no, perché aspettate che Jacopo, Madonna, è impossibile fare. Sempre così, questo qua è blu, invece qua è il viola, anche questo molto carino. Questo qua è un cremo, una crema corpo, sempre con melacotogna biologica. Vedete? Poi comunque ragazzi, ora li provo e vi faccio sapere come mi ci trovo. Perché secondo me sono un ottimo regalo, anche magari per i nostri figli, per i nostri nipotini. Comunque i prodotti biologici naturali sono sempre, ottimi, soprattutto ecco per i miei figli che comunque soffrono di... Allora, ha un odore, naturale, cioè si sente un odore di sapone. Questa qua è la saponetta, guardate, per... Allora, per che cosa serve? Sapone vegetale formulato con olio extravergine di oliva biologico e lavorato a freddo. Ecco che sentivo un sapore, un odore strano. Arricchito con estratti biologici di melacotogne e calendula e olio di germe di grano. Dalle proprietà emollienti e addolcenti. Questo qua con l'olio extravergine. Però questo mi sa che per... fammi finire di leggere. E addolcenti, variazioni di colore e forma sono dovute all'origine naturale degli ingredienti e alla lavorazione artigianale. Però volevo sapere più o meno a che cosa serviva, per le manine? Sapone alla mela cotogna, emolliente ed addolcente. Però secondo me per il corpo questo qua non va bene, perché essendo all'olio extravergine di oliva e melacotogna, secondo me avendo appunto l'olio all'interno sarebbe stato ideale, soprattutto per Christian che... appunto soffrendo di dermatite si gratta sempre, quindi l'olio addolcisce. Questo qua lo proverò e vi farò anche vedere magari quando lo lavo, magari lo strofino un po' sulla spugnetta e lo lavo con questa, Madonna mia, lo lavo con questo sapone. E quindi ragazzi, niente, voglio provarli e poi vi faccio sapere come mi trovo, come mi ci trovo. Ma credo che comunque non sono prodotti che ci deludono. Avete visto, comunque sono naturali e tutto. Pulito un attimo il nasino a Pio. Comunque, nel frattempo ho letto un attimo questo qua dove mi è arrivato appunto il ringraziamento. Diciamo mi è arrivato questa dedica. E poi ho letto, ma questo pacco fa schifo. Ho detto, beh. Poi ho letto dietro. E infatti ci è spiegato perché magari il pacco arriva così e magari all'interno non ci sono tutte... Aspettate, vi faccio vedere. All'interno vedete tutta carta riciclata, non ci sono magari palline di polistirolo e tutte queste cose qua, proprio perché loro ci tengono al biosostenibile e quindi anche i pacchi sono pacchi riciclati. All'interno idem, e infatti c'è scritto: mettiamo amore e attenzione nel realizzare i prodotti più efficaci e sicuri per te e per l'ambiente. Ma ci sembra uno spreco di risorse utilizzare imballaggi nuovi ogni volta. Non ce la possiamo proprio fare. Vogliamo essere biosostenibili a tutti i costi. Ragazzi, quindi ecco perché è arrivato il pacco, magari tutto stropicciato, insomma, maltrattato, eccetera. Veramente super super ok. Niente ragazzi, ora li provo e poi vi farò sapere come mi ci trovo. E niente, ecco, quindi allora questa qua, aspetta, vi faccio sapere anche il prezzo.
Vediamo un po', salviettini, crema, bagnetti, amido di riso, no. Salviettini, bagno schiuma, crema corpo e saponetto, ok, questa è la mia e costa 22,40 euro. Però ragazzi, sono prodotti naturali e quindi è un buon prezzo per prodotti ecologici, vegani, insomma, biosostenibili. E quindi questa qua è la Madonna mia, sta fotocamera che non mette a fuoco. Questa qua è la mia gift box ed è gift box baby Biricco 6 mesi per il mio ciccia bomba che comunque però proverò anche su Vincenzo e Christian. Ve l'ho detto, la saponetta soprattutto la voglio provare su Christian perché veramente lui soffre tantissimo di dermatite, a differenza magari di Jacopo, un pochino di meno. Christian soffre di più, quindi voglio provare la saponetta su Christian. Io finisco qua di fare le mie cose. Ringrazio Officina Nature per questa collaborazione. Un bacione ad Alessia per questo bigliettino, veramente mi ha fatto tanto tanto piacere ricevere un bigliettino scritto a mano e non i soliti bigliettini magari prestampati per tutti quanti, perché questo qua è proprio naturale, cioè è proprio naturale, vabbè, parliamo di Officina Nature, è proprio personale, siccome c'è scritto il mio nome e tutto, veramente sono contenta. Un abbraccio anche a te e a tutto il tuo team di Officina Nature. Li provo e vi farò sapere come mi ci sto trovando, ma credo sicuramente benissimo. Ora finisco di fare le mie faccende domestiche, vado a posare questi prodotti in bagno. E niente, poi dopo secondo me si fa orario che dobbiamo andare a prendere a Vincenzo perché sono già le 10:05, quindi il tempo che finisco di fare tutto. Grazie ancora Officina Nature. Sei contento, amore, di questi prodottini? Anche tu sei contento? Mamma mia, che mal di testa! Volevo farvi vedere, ho messo anche questa pallina qua, diciamo pallina che è uscita da Officina Nature. L'ho bagnata, questa qua adesso dovrebbe uscire una piantina, però non so che piantina ci esce. Sta scritto bagnare spesso. Io come l'ho bagnata sono uscite queste palline che credo siano semini. Ora l'ho ribagnata e sta scritto coprire. Io l'ho coperta così con un bicchiere e l'ho messa qua sopra. Non sapevo che cosa metterci sopra. Comunque sono veramente curiosa di sapere che cosa uscirà ed è veramente un bellissimo regalino da abbinare a queste gift box. Comunque, io ho vestito ora Jacopo. Fatti vedere, amore. Sta, ragazzi, piano piano di raffreddore. Questa tuta qua di chi era? Mi pare di Cristian, non mi ricordo. L'ho vestito adesso, è veramente strapieno di raffreddore e la tosse. Infatti, prima si è addormentato 5, ma no, 5 minuti no, vabbè, si sarà fatto un quarto d'ora, ma non di più perché per fortuna che stava rialzato. Jacopo! Per fortuna che stava rialzato con la testa sul bracciolo. Dai, vieni qua vicino a mamma. Ma tossiva ogni 5 secondi, veramente. Non, era veramente fastidioso sia per me e anche per lui, poverino, che non si è riuscito proprio ad addormentare. Oh! Ma che fa? Mi fai vedere il braccio? Oddio! Madonna, che schiaffo! Mamma mia, che schiaffo che mi ha dato! Non ti permettere mai più! Mai più! Monello! Sei veramente monello, non ti permettere mai più. Hai capito? E non ridere perché mamma ti dà le totò, eh. Basta, prendo la cucchiarella. Ah! Oh. Madonna, però mi ha fatto male veramente. Che ti fa? Guarda, mi ha lanciato. Cioè, con questo qua mi ha fatto male, con il cucchiaio in uso. Oh! Basta, mo, eh! Oh, ma... Jacopo ha le mani lunghe. Monello. Cattivo sei. Sei molto molto cattivo. Ma quanto puoi essere scemo tu? Oh, io do.
Eccolo che lo rilancia. Ahia, ma sei proprio stronzo. Mia suocera prima quando sono andata a prendere a Vincenzo e poi sono ritornato, ho trovato Jacopo che piangeva, ha detto che aveva messo la canzone, quella là dei Pooh, non so che canzone, comunque Jacopo, vi giuro, ha mangiato e ogni tanto piangeva e poi ha detto mia suocera che lei la cantava e lui piangeva. Madonna, mi è incredibile, sto bambino! Oh, però non si fanno il totò a mamma. Comunque ora mi prendo un occhi perché veramente mi è venuto un mal di testa esagerato. Oh, quanto è stronzo! È un manesco. Ha un pochino il vizio di alzare le mani, un poco troppo. Eccolo. Basta! Guarda, mi schizza l'acqua. Dalla mamma! Dalla mamma, mannaggia! Mi sei mannaggia! Comunque, poi mi prendo Nogi e a Cristiano lo va a prendere mia zia. Lo porta direttamente da mia suocera perché dopo vado io là. Aspettate, io nel frattempo pulisco la digitale. Dopo vado io là che devo portare Vincenzo che deve andare ai canti. Quindi ora mi prendo un occhi, mi metto un attimino vicino al computer nel frattempo che si fanno le 4, 4 e un quarto per andare via. Vincenzo sta vedendo di là nel salone le challenge, non lo so, su YouTube. Comunque ora mi metto nel frattempo a lavorare un pochino al vlog. Alfonso, 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 e ciao mamma. Olloc. Vieni qua, levati da là, levati. Levati, non fa niente. Ragazzi, noi stiamo mangiando. No, no, quanto ne metti in bocca? Aspetta, abbiamo già mangiato veramente anche già il primo. Aspetta, amore. E ho fatto. Che pasta ho fatto? Ah, i ziti, diciamo alla matriciana, quindi con pancetta, cipolla e passata di pomodoro. Abbiamo già mangiato quella. E ora ho fatto i bastoncini, questi qua di pollo. Li sto tagliando un attimo a Jacopo. Giuseppe è tornato. Però è dovuto andare dal padrone, quindi ancora non è arrivato. Sono le 8, sta facendo, cioè è iniziato ora il telegiornale. Quindi niente, noi continuiamo a mangiare. E se Giuseppe, spero venga presto. Comunque è andato a riportare tutti i riferimenti della settimana che sono stati fuori, eccetera. Comunque, se viene presto, ve lo faccio vedere. Non è possibile, guardi, io sto proprio esaurita al massimo. Jacopo ha rotto tutta la televisione qua del salone, cioè è una cosa impossibile, ma ora l'accendo e vi faccio vedere come si vede. Sto proprio esaurita al massimo, oggi fanno solo guai, solo. Cioè, no, mamma mia, non è proprio possibile, ragazzi, guardate. Ora sta tornando Giuseppe, ora il Team Vision l'ho messo di là in cucina. E guardate come si vede. Mamma mia, ragazzi, non ce la posso fare, guardate. Ecco qua, appena 4 anni di vita, neanche, cioè sì, 4 anni. Avete capito? È proprio impossibile. L'ha buttata Jacopo a terra, non so come ha fatto, non lo so, non lo so e non lo so. Sto veramente, veramente arrabbiata, ma proprio tantissimo, tantissimo. È diventato proprio cattivo. Sei proprio cattivo, Monello. Basta. Ce la posso fare. Allora, ragazzi, scusate se ieri non vi ho più salutato, però un cavolo e l'altro comunque alla fine mi sono dimenticata, sono andata a dormire, insomma, è arrivato Giuseppe tra cucina, questo, quell'altro, comunque è passato del tempo. Niente, io vi saluto, vi mando un bacione come sempre e noi ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog. Ciao ragazzi!